cosa sono le sorbent pen, quanti tipi di sorbent pen sono disponibili e in quale caso andiamo a utilizzare una rispetto ad un'altra. Allora, le sorbent pen sono una tecnologia di campionamento messa a punto da Entech. Qui nella mia mano ho una sorbent pen DSP, come si può vedere dal colore degli O-ring, e questa l'ho presa giusto per darvi l'idea della grandezza della sorbent pen, quindi un sistema molto compatto. Esistono tre tipologie diverse di sorbent pen che vengono scelte principalmente in base all'applicazione che io voglio andare a fare sulla penna. Quindi noi abbiamo l'ASP, quindi Active Sorbent Pen per il campionamento attivo, DSP per il campionamento diffusivo passivo e HSP per il campionamento di spazio di testa, che noi effettuiamo tramite due brevetti che sono il VASE e il FEVE, che hanno, diciamo, delle particolarità che sono descritte, se volete andarle a vedere, sul nostro blog. Essenzialmente la penna si divide in tre fasi principali, che sono la valvola micro QT, gli O-ring, i tre O-ring, e poi il multibed, quindi la fase stazionaria che assorbe il mio campione. La micro QT è una valvola proprietaria di Entech che ci consente di lavorare, perché è una valvola a baionetta, ci consente di lavorare in due modalità, quindi quando la penna è staccata dal raccordo, diciamo micro QT, la penna è chiusa, non permettendo il passaggio del gas all'interno della penna. Quando invece la penna è attaccata al sistema di campionamento, la penna è aperta e quindi io posso andare a campionare ovviamente dei flussi di aria con le varie modalità a seconda di quale modalità ho scelto. Il secondo aspetto sono i tre O-ring di Viton, che mi servono per fare tenuta sia sul sistema di campionamento che sul sistema di analisi. Il sistema di analisi è il 5008SPDU, che è un termodesorbitore che ha delle particolarità rispetto ai termodesorbitori classici. Il terzo aspetto è il multibed. Noi abbiamo dei letti singoli o dei multibed, quindi diverse fasi all'interno della stessa penna. La fase o le fasi che vengono inserite all'interno della penna vengono scelte in base alla famiglia di analiti che io voglio andare a selezionare e quindi assorbire. Ovviamente, anche se qui non si vede perché il colore è singolo, in quanto è solo uno schema, noi i multibed li possiamo avere sia sulle Active Sorbent Pen che sulle DSP che sulle HSP, quindi possiamo averli ovunque. La differenza tra le Active Sorbent Pen rispetto agli altri due tipi è che, come si può vedere in fondo, c'è questo capillare che serve a convogliare il flusso d'ingresso, e quindi quando io vado ad aspirare con una pompa o con un canister, il mio flusso viene convogliato sulla fase in modo da avere meno di effetto di dispersione possibile, quindi meno possibilità di avere effetti di channeling lungo la penna. Tutte e tre le penne, tutti, diciamo, i sistemi Entech, vengono silanizzati, e da qui anche il colore, vengono silanizzati con una silanite particolare, che è la silanite D, che è un brevetto di Entech, che ci consente anche di dare una particolare stabilità chimica al supporto di campionamento, in quanto sia la parte interna che la parte esterna della penna è inertizzata, e questo ci consente di avere fenomeni il meno possibile di arrangiamento degli analiti all'interno della penna. Ovviamente parliamo di analiti che non rimangono analisi alla fase, quindi potrebbero riarrangiarsi in seguito, appunto, al campionamento. Per questi motivi, nel momento in cui dovesse capitare una necessità di campionamento, dovrete selezionare nel miglior modo possibile prima la modalità di campionamento e poi la fase all'interno della penna che sceglierete, insomma.